Dopo l'elezione a sindaco di Gennaro D'Acunzi, nella città di Nocera Superiore inizia il conto alla rovescia e si attende la proclamazione ufficiale dei consiglieri comunali eletti e il passo finale della composizione della giunta comunale. Ed imperversano i totonomi, anche se, ad onor del vero, i nomi che circolano sono sempre gli stessi, con new entry davvero rumorose se verranno confermate. Ma se i nomi si conoscono con poco margine di errore, sono gli assessorati, autentico bottino nella battaglia elettorale, che ad oggi non si sa come verranno ripartiti. Nomi che entrano, nomi che escono, predestinati, imposti o meritati, sono il risultato di una battaglia che si combatte in maniera riservata, ma è intuibile che le trattative, quando inizieranno in maniera seria e serrata, lasceranno molti con l'amaro in bocca. Intanto giova ricordare che le supposizioni viaggiano attraverso chiacchiere più o meno fondate, ma di ufficiale non c'è nulla. Altra questione rilevante è quella legata alla presidenza del Consiglio Comunale, che fino al 2020 era sempre stata lasciata alla minoranza, ma tralasciando un dato puramente tecnico, si tenga in questo caso nella debita considerazione che il presidente del Consiglio diventa ad ore e a fasi alterne, una volta uomo e una volta donna, perché una cosa che condiziona non poco le nomine sono le cosiddette quote rosa. Sì, innanzitutto ringrazio le 391 preferenze che ho avuto, veramente è stata una soddisfazione mettersi in campo per la prima volta e avere tutte queste manifestazioni, queste preferenze, non è da poco. Sì, di stima e di affetto veramente le persone che hanno creduto in me e mi hanno appoggiato, sono state veramente tante, dagli amici alla famiglia, anche ai semplici conoscenti, così conosciuti anche durante la campagna elettorale. La priorità è continuare a stare tra le persone, vedere le loro richieste, sentire anche le loro opinioni. Io mi occupo in modo particolare soprattutto dei ragazzi, dei giovani, avendo anche due ragazzi, non posso dire bambini perché sono in preadolescenza, quindi diciamo che il punto focale sarà proprio i ragazzi, la scuola. Quindi il comune di Nocera Superiore probabilmente pare avrà un forum dei giovani. Sì, avrà un consiglio comunale, un forum dei giovani, anche farà assistere ai ragazzi a un piccolo consiglio comunale dedicato proprio ai ragazzi, ai bambini della scuola. Anche perché i ragazzi si portano per mano in politica, perché da grande poi. Assolutamente, anche perché da quello che abbiamo constatato ultimamente c'è stato un grande assenteismo dei ragazzi, dei giovani verso la politica, quindi diciamo una priorità è quella appunto di far avvicinare i giovani ragazzi alla politica e ad apprestare un servizio verso la politica. Cilindro, io aspetto ovviamente quelle che saranno le proposte. Non sarò nemica di nessuno, sarò semplicemente amica del mio paese. Ecco. E quindi niente, sono onorata, ringrazio tutti coloro che mi hanno voluta. Il voto popolare io lo ritengo essere un mandato. Fino ad ora sono stata libera, il mio era un incarico di nomina politica, fiduciario, da parte insomma del sindaco. Adesso sono portatrice, insomma, di istanze, sono stata votata, devo dare conto del mio operato, cosa che ho fatto poco fino ad ora, quindi mi sto anche preparando a tenere un pochino sotto chiave la mia lingua e la mia indole. Ovviamente verranno fuori se ci sarà da venire fuori. C'è stata una bocciatura della vecchia politica, diciamo, c'era forse voglia di persone nuove, di facce nuove, di nuove competenze che mi auguro ci siano, credo che ci saranno, perché ho letto anche io un po' oggi sui social, è più facile insomma leggere sui social, quindi vedo una bella squadra sia nella maggioranza che nell'opposizione, quindi è un consiglio comunale davvero rinnovato. Rebus sic stantibus, poi vedremo insomma in base all'assegnazione delle poltrone in giunta e quindi ci sarà tanto da lavorare e credo che si potrà lavorare bene. Verrà scegliendo tra le liste, quindi insomma tra coloro che sono stati suffragati dal voto popolare, secondo me anche giusto, perché sì, parliamo di giunta, quindi però pescare tra persone che comunque sono state elette e volute dal popolo, credo che sia la strada più giusta, poi insomma ovviamente non compete a me.